Va bene così. Due pari, dai. Preferivo vincesse la Roma, perché no, ovviamente. Meglio pareggio, dici? No, meglio che vinceva la Roma. Dov'è la macchina? Prendi la macchina, dai. Comunque, ragazzi, bella partita. Comunque mi sono divertito a vedermi questo Inter-Roma. Ho visto una Roma, raga, che gioca a calcio. La Roma gioca a calcio, io ve l'ho sempre detto. La Roma gioca bene a calcio. Ha fatto un gran primo tempo, è andata meritatamente in vantaggio. Stava controllando la partita. Secondo tempo, come spesso succede, poi l'Inter è tornata. Il problema è che l'Inter c'ha... Allora, tutte le partite di calcio, tutte, di tutte le squadre, bene o male, ovvio, se gioca una stranettamente più forte e una più debole, no. Ma più o meno, quando giochi una partita abbastanza equilibrata o comunque non troppo divario tra le due squadre, c'è sempre un momento dove una attacca e l'altra deve difendersi. Anche il Milan quando gioca, no? Anche se vinciamo le partite, ci sono alcuni momenti della partita dove tu ti difendi, devi anche un po' soffrire, un po' mantenere per portare a casa il risultato, giusto? Ecco, il problema è che l'Inter, quando c'ha quel suo momento che loro attaccano e gli altri devono soffrire, segnano sempre, riescono a trovare sempre il gol. Ma non è che solo trovano il gol, c'hanno tipo occasioni su occasioni, cioè in quel momento dove l'Inter attacca c'hanno occasioni una dietro l'altra e segnano. Per quello poi fanno le rimonte, recuperano anche i gol al 90esimo, 94esimo, 93esimo. C'hanno sta potenza che quando è il loro momento, che l'altro sta soffrendo e loro attaccano, riescono sempre a trovare il gol in un modo o nell'altro. O rigore, o calcio d'angolo, o colpo di testa, o la giocata di Lukaku, o la giocata di Lautaro, o la giocata di Hakimi. Che cosa ha fatto Hakimi? Ragazzi, capire, Hakimi è un campione totale, io l'ho sempre detto. Poi, come ho sempre detto, non è un terzino, infatti a livello difensivo è tutt'altra cosa. È un'ala Kim, ma un'ala ottima, cioè non è che è un'ala così, è un'ala che ti fa 6 gol infatti. Cioè dall'altra parte Perisic non li fa 6 gol, per dirti. Alcuni trequartisti non li fanno 6 gol, lui è una grande ala. Poi dopo il 2-1 la Roma comunque ci ha provato fino all'ultimo, ci ha provato e alla fine, partita equilibrata, però i punti... Un po' più la Roma la meritava, ci ha creduto fino alla fine ci ha provato, mentre l'Inter sul 2-1 ha iniziato a fare i cambi, come dice mio amico Giano che ha fatto la live sul canale, andatevela a vedere, Tre uomini e un pallone, ha fatto un po' di cagazzottismo, come dice lui, effettivamente, ha fatto dei cambi, hai messo dentro Perisic per Lautaro, quindi ti sei coperto, hai messo dentro Gagliardini, hai messo dentro Colaro, Pirlo, come stai facendo? Non lanciare le cose. Guarda che lancia le cose. Hai messo dentro Colaro, hai messo dentro un po'. Cioè, volevi portarti a casa il risultato coprendoti e difendendoti. La Roma invece ha continuato a giocare finché giustamente non ha trovato il gol. Anche loro su calcio da fermo, però secondo me se lo sono meritato. E i punti, qualcosina in più la meritava la Roma, però a noi va bene così. La partita di oggi. Cioè, Stefano, sto facendo il video, guarda, sto facendo il video. Saluta, ciao, pacca pacca. Chi l'ha lanciato? Tu, adesso vai a raccogliere. Dai, metti a posto. E poi ride. Comunque, stavo dicendo, che poi mi interrompe il birba. Detto questo, hanno dimostrato in questa partita che entrambe le squadre se la giocheranno fino alla fine. Secondo me questa Roma, per come gioca, difficilmente perderà il quarto posto. Poi, non è che gliela voglio gufare, però difficilmente non sarà tra le prime quattro. Se il Napoli ha visto sta partita, è meglio che si faccia due domande. Cosa hai perso? Dai, scendi, vieni giù. Va bene, ragazzuoli. Questo è tutto. Adesso ci guardiamo le altre partite. Stasera c'è la Juventus con Sassuolo, perché la Juve, se vince stasera, ha quasi preso i cugini. Quindi sono lì anche loro. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like e venite stasera alle 23 sul canale Tre Uomini Un Pallone. Ospiti 5 stelle lusso. Federico Marconi, Asso, Luca Nerazzurro, Nestio, conduco io, quindi vi aspetto alle 23 su Tre Uomini e un Pallone.